bentornati a quest'altra nuova puntata, gente! Oggi vi voglio far vedere un titolo che è stato portato sulla PlayStation 2 e purtroppo ha sputtanato parecchio un personaggio. Ma ve li ricordate? Questi giochi? La mia batteria è scarica! Per favore, portami una batteria di riserva, ti prego! Allora avrete capito di che si tratta. È questo il primo della serie portato su PlayStation 2. Forse vi piacerà perché riprende tutti gli elementi presenti... No, non vi voglio dire già tutto. Beh, buona visione! Nell'anno 2001 verrà rilasciato sulla PlayStation 2, proprio al lancio, il quarto capitolo della serie ufficiale di Crash Bandicoot, non rilasciato dalla Naughty Dog, ma dalla Konami e Traveller Tales. Si chiama Crash Bandicoot, l'ira di Cortex, in italiano in traduzione di The Wrath of Cortex. What are you looking at, fuzzhead? I'm Rocco, the Earth Elemental. Uka Uka and Dr. Cortex woke me from my captive slumber, and now I'm free to pulverize whatever gets in my way. Oh, don't even think about collecting those crystals, Runt. Because if you do, I'm gonna bury you alive. La storia di questo gioco, ovviamente, come in tutti gli altri precedenti episodi, è molto semplice, in cui abbiamo Crash, la maschera Aku Aku e Coco, che si stanno godendo una bella vacanza sulla spiaggia di Neosanity Island. All'improvviso arriva un terremoto, c'è un enorme tsunami che sconvolge tutta l'isola. Aku Aku indaga e scopre che suo fratello malvagio Uka Uka, ovviamente, visto che era stufo dei continui fallimenti dei suoi scagnozzi, ha liberato degli elementali, cioè maschere crudeli molto potente, che controllano i quattro più importanti elementi che compongono la nostra terra. Ma il dottor Neocortex ha anche presentato la sua nuova creatura, Crunch, una creatura mutante molto pericolosa. In pratica, il nostro Crash e anche Coco devono entrare in azione e fermarlo, questo pazzo. Beh, la trama, come avete già capito, è molto semplice. Cominciamo invece ad analizzare gli aspetti tecnici. Grafica. Com'è la grafica qua su PlayStation 2? Se non vi avessi detto che era per PlayStation 2, l'avreste scambiata per Dreamcast. È molto buona, abbiamo i personaggi, primari e secondari, che sono molto morbidi. Soprattutto il personaggio di Crash sembra quasi vero. Sono stati molto ben realizzati, sono anche ben animati e soprattutto sono anche molto carismatici da vedere. Cosa molto importante, le ambientazioni sono diventate molto più colorate, molto più dettagliate, anche se forse non sono belle come quelle di Crash Bandicoot 3, sono comunque molto carine, anche se ogni tanto si ispirano un po' troppo a quelle dei precedenti episodi per PlayStation 1. Ma del resto, possiamo dire che la grafica è buona nel complesso e non c'è neanche un rallentamento. Forse l'unico vero e proprio rallentamento sta nei caricamenti da un livello all'altro, sì, perché non ve lo dirò più avanti. Sul lato del sonoro, invece, non è che sono stati fatti grandi passi avanti. Abbiamo gli stessi effetti sonori che avevamo sentito nei precedenti episodi di Crash, che del resto vanno bene lo stesso, che sono perfetti per accompagnare l'atmosfera umoristica di questo gioco, e anche le musiche di sottofondo. Ce ne sono alcune che sono
riprese uguali a quelle del terzo episodio per PlayStation 1, soltanto ridigitalizzate e rimasterizzate per la console PlayStation 2, alcuni temi musicali completamente nuovi e originali che sono molto orecchiabili, anche se forse sono un pochino troppo ripetitivi. Però purtroppo dobbiamo dire che il doppiaggio che è stato fatto in lingua italiana è stato fatto malissimo, poco incisivo e noioso, conviene più sentirlo in lingua inglese. Invece, sul lato della giocabilità, che dobbiamo dire di Crash Bandicoot L'Ira di Cortex? Se avete già giocato agli episodi per PlayStation 1, ebbene, qui siamo subito a casa. È la stessa identica giocabilità, platform in cui partiamo all'inizio di un livello e arriviamo alla fine del livello, semplicemente uccidendo i nostri nemici a suon di scivolate, salti sopra di loro e addirittura panciate. E niente. È un po' come gli altri giochi precedenti, certo, solo che questa volta noi utilizzeremo non soltanto Crash, ma utilizzeremo anche Coco. Se nell'episodio 3 veniva utilizzata poco, qui invece entrerà molto più in azione, avrà addirittura livelli interi dedicati proprio a lei, cioè livelli platform in cui deve saltare anche lei e dare colpi agli altri avversari, quindi state attenti perché se con Crash il gioco è molto familiare, con Coco invece è un po' diverso, quindi state molto attenti. Gli avversari non hanno una bella intelligenza artificiale, che del resto è molto basilare, del resto questo gioco ha preso l'ereditarietà della PlayStation 1, e dobbiamo certamente, ovviamente, anche qua, rompere le casse che ci sono di ogni tipo, quelle di legno che contengono frutti, soprattutto vite, oppure quelle di Aku Aku, oppure scatole nitro, scatole sorpresa, scatole TNT, addirittura scatole freccia. In pratica c'è tutto quello che abbiamo conosciuto nel primo episodio, tranne soltanto qualcosina. In questo gioco ci sono più livelli dedicati ai mezzi, ci sono addirittura molti livelli in cui dobbiamo utilizzare aeroplani, oppure l'atlasfera, c'è una sorta di sfera in cui dobbiamo camminare con Crash dentro proprio una sfera come un criceto, oppure addirittura che lui usa una jeep, oppure che usa un sottomarino, che va con una lucciola, oppure con un monopattino, con un jetpack, con lo snowboard, oppure va a cavallo di un robot, o va in un'astronave, o va in un vagoncino. In pratica l'hanno un po' più ampliato il gameplay. L'unica vera pecca di questo gioco non è la longevità, che del resto sa essere abbastanza lungo, c'è una trentina di livelli, proprio come in Crash Bandicoot 3, e anche qui dobbiamo raccogliere cristalli, gemme e le reliquie, ma il vero problema, anzi, sono i caricamenti. Questo gioco non è stato messo in DVD, ma su un CD, e a volte mi chiedo come cacchio hanno fatto a mettere questo gioco così bello su un CD, e il problema è che i caricamenti sono abbastanza lunghi, dovete avere pazienza, anche per un semplice caricamento che passiamo da un menu alla warp room. Ma in effetti, se escludete questo piccolo difetto, il gioco sa essere molto divertente. Questo fu uno dei titoli di lancio della PlayStation 2 e arrivò addirittura alla versione Platinum, e in effetti merita. Se volete avere un episodio proprio molto simile ai vecchi, cari vecchi episodi di Crash, oppure se volete proprio capire che piano piano stava un pochino scemando la serie di Crash. Ma questo titolo è arrivato anche un anno dopo su Xbox e anche su GameCube, che del resto sono praticamente identici i giochi, forse a parte l'Xbox che c'ha un miglioramento grafico più evidente. Con questo è tutto, vi aspetto alla prossima recensione, gente. Alla prossima!